Buzz Blog. Oggi siamo venuti a Castelazzo Bormida e siamo qui in compagnia con Porotto Giancarlo, che è socio di Feliciana Campaci e insieme gestiscono l'osteria bar Tre Torri di Castelazzo Bormida. Siamo venuti qui perché volevamo conoscere la storia di Giancarlo e Feliciana, che in questi 2 anni di restrizioni hanno però deciso di fare una scelta, quella di non sottostare alle regole e anche, se vogliamo, possiamo dirlo, ribellarsi in un certo modo. E volevamo sapere appunto da te, Giancarlo, in questi 2 anni quello che hai fatto, le scelte difficili che hai fatto e anche purtroppo le conseguenze che hai subito. Le scelte sono quelle di una persona che non vuole sottostare alle regole della sanità. Lo Stato è obbligato a curarmi, ma non è obbligato a farmi curare, perché non deve dire cosa devo fare io del mio corpo. Il mio corpo è mio, io non ci sto a queste cose qua. Si mettono in regola questi. Non voglio andare oltre, non voglio essere maleducato. In questi 2 anni quindi tu hai deciso comunque di non far sottostare i tuoi clienti alle regole che ti erano state imposte a te e che tu dovevi imporre ai tuoi clienti, è giusto? Io non ho nessuna autorizzazione per imporre qualcosa ai miei clienti. Io non posso chiedere il Green Pass o tutte queste cose qui, non c'ho manco il telefonino, a chiedere se sei vaccinato, ma che cosa me ne frega a me? Io non ho manco neanche portato la mascherina. C'è gente ancora oggi che ha la mascherina. Sono pazzi, si facciano curare. Io non mi faccio curare. So che qui è diventato in questi anni, prima che insomma venissero tolte le restrizioni, un posto in cui trovavano rifugio, possiamo dire così, accoglienza chi decideva e chi ha deciso in questi anni di non magari di non vaccinarsi o di non sottostare a certe regole che liberamente ha deciso di non accettare. È vero questo? È verissimo, infatti io ho accolto molte persone e ho tenuto aperto anche se dicevano che non si poteva, ma non sono mai venuti a controllarmi perché avevano paura, siccome i carabinieri e la polizia, i vigili erano in difetto, non venivano a controllare se io ero aperto o no. I clienti entravano comunque, io non ho chiuso, non ho mai chiuso. Alcuni dei miei clienti però li ho eliminati perché venivano quando non potevano andare da altre parti. Quando da altre parti si poteva entrare, non sono più venuti. Ho aspettato l'occasione che entrassero dopo 15-20 giorni, un mese, 2 mesi, e gli ho detto: tu non sei più gradito a casa mia, vai pure dove vuoi, ma qui da me non vieni più. In questi 2 anni hai detto che non sono mai venuti a farti delle multe, ti hanno lasciato libero, insomma, di fare. Secondo te perché? Perché erano fuori regola loro, non ero io fuori regola, loro erano fuori regola. Verso la fine, sarà 2 mesi fa, 3 mesi fa, sono arrivati i NAS, i carabinieri di Castellazzo, i vigili di Castellazzo, mancava ancora l'esercito per scrivere. Hanno scritto e adesso leggeranno perché... Non so, sono impazziti, hanno scritto, ma leggeranno quello che hanno scritto. Il maresciallo qui mi ha vessato di più, mi ha proprio... E poi mi ha mandato anche i vigili sanitari, i NAS, quindi per carità. Ma che stato è questo? Ma dove siamo arrivati? Ma che io non posso fare quello che voglio? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ma dove? Che me l'hanno tolto? Me l'hanno tolto, non mi hanno fatto più lavorare, 2 anni che non lavoro. Io lavoro perché sono andato contro le regole, ma sono falliti tutti. C'è un fallimento totale in Italia. Quindi possiamo affermare che se tu sei ancora aperto e comunque resisti è perché hai disobbedito. La tua disobbedienza civile ti ha permesso di continuare a sopravvivere in questi 2 anni quando molti, obbedendo,
hanno chiuso e adesso non hanno più aperto. Certo, è, certo, è quello che vogliono, perché la globalizzazione, tutti questi grandi centri che sono arrivati, che Amazon, diciamo un nome che mi viene in mente senza tutti gli altri, hanno massacrato il piccolo commerciante. Il piccolo commerciante, che è l'unico che paga le tasse, sta morendo. Amazon e tutti questi grandi di tasse non ne pagano. Pago molto di più io, che faccio qualche migliaio di euro all'anno di fatturato, che loro che fanno miliardi di fatturato, non pagano tasse. E allora, ma che senso ha? Ma perché dobbiamo far morire questa gente, soprattutto uno di quasi 80 anni che è nato con il lavoro, che andava a lavorare gratis per imparare un mestiere, adesso hanno fatto il reddito di cittadinanza, ma se il reddito di cittadinanza non ho ancora sentito dire da nessuno, la televisione, vorrei, speriamo che si dilaghi questa informazione. Allora, perché dobbiamo dare i soldi a chi sta a casa a lavorare e non possiamo dire al datore di lavoro, ti pago io un ragazzo che sta qui 8 ore al giorno a imparare il lavoro e noi te lo paghiamo. E credimi, quel ragazzo che sta qui 8 ore al giorno, e se lo faccio lavorare, certo, se adesso siamo qui, ma io voglio stare a fare niente, lui lavora, perché il reddito di cittadinanza lo paga e impara un mestiere. No, hanno fatto tutto il contrario di quello. Ma che politica, ma perché devono far morire l'Italia? Grazie Giancarlo per la tua testimonianza. Qui Buzz Blog da Castellazzo Morbida.